Simona? Simona, non mi ascolti? Chi ha parlato? Chi ha parlato? No, chi ha parlato? Chi ha parlato? Sono io, sono la Kia. Kia, hai parlato? Sì, sono un super cibo, parlo. Ma chi potrebbe mai pensare che dei semini così piccoli hanno degli effetti così speciali? Sto parlando dei semi di chia, uno dei principali super cibi che provengono dall'America Latina. Pensate che quelle popolazioni, i Maya e gli Aztechi, anticamente vivevano nutrendosi solo di mais, fagioli, canapa, amaranto, quinoa e semi di chia, ed erano fortissimi. Come facevano? È semplice, si nutrivano di super cibi. Si tratta di alimenti molto facili da coltivare e da mangiare, ricchi di nutrienti, equilibrati, che nutrono il corpo in modo ottimale, non come i nostri cibi, troppo grassi o troppo dolci o troppo salati. I semi di chia sono i semi della salvia ispanica. Il nome deriva dalla lingua azteca Nahuatl Chian, che significa oleoso. Di qui anche il nome alla regione Chiapas in Messico, che vuol dire fiume di chia o chia. I semi sono ricchi di sostanze benefiche, in particolare di fibre e di acidi grassi essenziali, i famosissimi omega 3, allo stesso livello dei semi di lino e di sesamo. Contengono anche il 2% di vitamina C, il 42% di ferro, il 63% di calcio, l'83% di magnesio, oltre a zinco e potassio. Grazie agli aminoacidi sono una buona fonte di proteine, forniscono molti antiossidanti per contrastare i danni dei radicali liberi. La cosa incredibile è che questi semi sono così ricchi di nutrienti che si conservano per anni senza irrancidire, tanta è la loro carica vitale. Come dico sempre, il cibo deve dare anche energia vitale oltre ai nutrienti, e i semi ci danno vita, essendo ricchi di vita. Se li piantiamo nasce un germoglio e poi una pianta viva. Se piantiamo una bistecca o qualunque altro cibo cotto, non nasce nulla. Come si usano i semi di chia? Tranquilli, è facilissimo. Li possiamo usare secchi, così come sono, oppure ammollati. Ecco 5 ricette per utilizzare i semi di chia ogni giorno in modo semplice e veloce, con tutti i loro benefici. La natura ci offre tanti strumenti per stare bene, non è magnifico? Per conoscerne sempre di nuovi, ogni settimana in anteprima a casa tua, iscriviti al mio canale. Iniziamo dalla ricetta più facile e veloce, i semi di chia come condimento. Possiamo aggiungerli così come sono, a insalate, verdure cotte o crude e su tutte le pietanze. Un cucchiaio di semi di chia ci dà 5 g di fibre e 3 g di proteine, così rende i nostri piatti ancora più completi. Come ingrediente nei dolci fatti in casa. Possiamo inserire i semi di chia negli impasti delle nostre torte, dei biscotti, dei muffin o nel pane fatto in casa. Hanno un sapore neutro, quindi aggiungono salute senza alterare il gusto. Per fare frullati, a chi non piace un buon frullato fresco? I semi di chia hanno il potere di assorbire i liquidi e diventare gelatinosi. Basta frullare un cucchiaio di semi di chia in 200 ml di latte vegetale e avremo un vero energy drink, senza zuccheri aggiunti e sostanze artificiali. Possiamo anche aggiungere la nostra frutta preferita. Come regolatore dell'appetito nella dieta di tutte le amiche e gli amici che vogliono dimagrire naturalmente. Un'ora prima di pranzo e cena prendete un cucchiaino di semi di chia con un bicchiere di acqua. Hanno carboidrati composti di fibre, quindi nutrono, saziano, ma non alzano il livello di insulina, squilibrando gli zuccheri e il processo di accumulo e smaltimento dei grassi. Inoltre, una volta nello stomaco, i semini assorbono i liquidi ed hanno una sensazione di sazietà che porta a mangiare meno e riduce la voglia di zuccheri, grassi e calorie vuote. E dulcis in fundo come dessert. Possiamo fare un dolce facile, veloce e nutriente con pochissime calorie. Mettiamo 30 g di semi di chia in 200 ml di latte di riso, di soia o di avena. Aggiungiamo un pizzico di vaniglia in polvere, un cucchiaio di miele o di succo d'acero o agave,
e mettiamo in frigo. Dopo 6 ore circa troveremo un fantastico budino a cui aggiungere a piacere frutta fresca e consumare senza sensi di colpa, senza zucchero, senza grassi e senza glutine. Il mio consiglio è di prepararlo alla sera, così si addensa mentre dormiamo e al mattino sarà lì pronto ad aspettarci. Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che i semi di chia sono un'ottima fonte di calcio subito biodisponibile, quindi un ottimo nutrimento vegetale per le ossa. Per questo sono molto consigliati e graditi dai vegani, ma non solo. Inoltre regolano il livello di pressione e di glicemia nel sangue. E lo sapete che i semi di chia aiutano anche la regolarità intestinale? Basta prenderne 1 o 2 cucchiai al giorno per sentire subito i benefici. Diventa anche tu un esperto di superfoods. Inserisci i semi di chia nella tua dieta. Segui i miei consigli, metti in pratica le mie ricette e vedrai che i semi diventeranno anche per te i tuoi piccoli migliori amici sulla tavola. Fantastici questi super cibi, vero? Condividi queste informazioni con i tuoi amici e sui tuoi social. Lascia un commento qui sotto con le tue impressioni, le tue esperienze o le tue domande. Metti un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video e iscriviti al canale, naturalmente. Ciao!